c'è spazio per una sola bandiera. La bandiera americana. Grazie. Non pensavo di vederti. Sono tanto stanca, stavo per non venire. Ti sei persa molti interventi. Il sindaco è andato via e anche il preside. E il rabbino con le preghiere e i commenti conclusivi. Rabbino? Ho conosciuto l'insegnante di matematica. È più giovane di quanto credessi, è di Boston. Ho conosciuto la moglie. Lei insegnerà in terza in autunno. Ma forse ho capito male, parlavano della figlia, non mi ricordo. Ciò che è meglio per il nostro paese è meglio per noi. O li combattiamo là o li combattiamo qui. Lindbergh si sbaglia. Va benissimo di sentire. Comunque sembra che la nostra conversazione abbia attratto due gentili signore. Mia moglie Tessa è la collega Evelyn Finkel. Evelyn è una supplente della Hawthorne Avenue ed è stata funzionario del nostro sindacato negli ultimi anni. Chiamami Lionel. Evelyn, un bellissimo nome per una bellissima signora. Dimmi del tuo lavoro per il sindacato degli insegnanti. Oh, per favore, sono una dei tanti. E anche modesta. Beh, sono molto lieto di conoscerti. Vi è stato offerto da Jenkins, la crema per mani morbide, lisce e romantiche. E ora ecco a voi Walter Winchell. Buonasera, signora e signor Nord e Sud America e tutte le navi in alto mare. Si dà in stampa. Ultima notizia. Mineola, New York. L'annuncio di Herr Lindbergh di ieri di voler diventare il candidato repubblicano alla presidenza e sfidare Franklin Roosevelt su basi isolazionistiche e filofasciste ha rivelato che l'aquila solitaria è uno struzzo solitario che nasconde la testa sotto la sabbia per evitare la terribile minaccia che incombe sulla nostra grande nazione. Ben detto. Sembra che Herr Lindbergh voglia diventare il secondo Neville Chamberlain e come Chamberlain abbia abboccato amo, lenza e piombino alla bugia che Hitler e i brutali criminali attorno a lui siano ansiosi di trasformare le loro spade in bomeri d'aratro.